Piano, ci giriamo. Piano! T'ho visto! L'ho fregato! Apostoli? Chi si aggira dentro quei meandri tenebrosi? Ah, cosa? Basta, ti prego. L'avete vista? C'è veramente qualcuno? Ehi, gente, questi vedo il bello sul canale con una nuova serata Indie Horror. Qui alle 3 di notte a gridare con Welcome to Kowloon, un gioco che è stato sviluppato da Naba, ragazzi, un ragazzuolo che mi ha fatto gridare come un ragazzino quando ho provato il suo gioco dell'appartamento del nonno. Adesso, come si chiama quel gioco? Oh Gesù, mi sfugge, però fa dei giochi horror molto, molto, molto realistici. E ha fatto anche The Part, che ho portato sul canale, che sarebbe un prototipo di Unrecorded, una specie di sparatutto in prima persona horror molto realistico. E allora, dicevo, eccoci qui con Welcome to Kowloon, un gioco horror nel quale, non lo so, grideremo? Scontato, vero? Non c'è un mio video nel quale non grido, dopo tutto. Beh, i controlli sono molto autoesplicativi: WASD per muoversi, SHIFT per correre. Già che c'è la possibilità di correre, mi fa capire che lo dovrò fare molto spesso. Click per interagire, click sinistro. E c'è anche l'adattamento al controller per i ragazzi più bisognosi. Non ho nulla contro le persone che usano il joystick, però le sfotto molto. Allora, perché sono cresciuto col computer, ovviamente ci sarà sempre la guerra tra computer contro console. Tra l'ignoranza contro la saggezza. Città murata contro di Kowloon, 1999. Perché mai una città è murata? Ammazza, che posticino accogliente. Sembra il posto dove sono andato a vivere quando ho deciso di diventare indipendente. Non rimpiango niente, ne è valsa la pena e lo rifarei. Sotto il cielo stellato, cielo nuvoloso, nebbioso della Cina, c'è una città murata che si chiama Kowloon, c'era scritto, dove la povertà e le guerre tra gang regnano. Tuttavia, nonostante questa intro accogliente, molto, diciamo, incoraggiante, un ragazzo, per un giovane studente, è comunque la principale attrazione, desiderio comprare una proprietà poco costosa in questa città. Ma punto interrogativo, domanda molto importante: che cosa lo aspetta dentro le mura? Nulla di buono, parlo per esperienza personale. Ma terrazzi pieni di scarafaggi, il dolce canto dei topi. Il dolce canto dei topi, lo stavo dicendo. Mi sentite? E niente, qualche tossico di merda che probabilmente mi spaventerà in fondo a quel corridoio. Oh, fantasma malvagio, però è un po' presto per spaventarmi per i fantasmi. Secondo me è qualche tossico. Però veramente, guarda che posticino accogliente. Sembra proprio uno dei miei primi appartamenti, veramente. Non rimpiango niente, ripeto, tornassi indietro lo rifarei. Ho deciso di diventare indipendente a 15 anni e ne è più che valsa la pena. Ne è più che valsa la pena. Questo è il mio appartamento? Non lo so. Ma stavo facendo una domanda molto importante: perché questo posto è murato? Perché ci dobbiamo difendere da qualcosa? O perché dobbiamo tenere la feccia che c'è qua dentro? Qua dentro! Quello cos'è? Sul serio, nessun tossico mi spaventa? O un topolone che passa davanti? Questo è il mio appartamento? No, non mi fa interagire. Questo? Niente. Secondo me qualcosa mi spaventerà all'improvviso. Cioè, me lo sento proprio. Non mi freghi, Frank. Oh, questo si apre. Ah no, traballa e basta. Eh sì, proprio una musichetta rilassante, accompagnata dal dolce canto tenero dei topi. Mi sento a casa. Mi sento a casa. Comunque, ripeto, una cosa che non rimpiango minimamente, perché comunque è grazie a quelle esperienze che sono diventato la persona che sono. Un deficiente. Oh, oh, oh! Questa è casa mia. Questa è casa mia. Questa è la mia topaia. Che cosa mi attende dentro la mia topaia? E soprattutto, non ti sospettisce, giovane ragazzo, che il fatto che questo posto costi così poco? Di solito è il... un edificio o un appartamento in generale si deprezza perché, uno, c'è stato un omicidio là dentro, due, si è svolto un crimine, incluso l'omicidio, tre, c'è un'infestazione di qualsiasi genere di parassita. C'è nessuno? Nessuno che vuole fare una dolce accoglienza? Non ho una torcia, qualcosa con cui vedere? No? Mi arrangio, spremerò gli occhi.
Ho affittato una stanza nell'appartamento al quarto piano. Mi ricorda molto... Veramente, quasi identico all'altro gioco dell'appartamento. Adesso non mi viene il nome, porca miseria. Uno dei primi giochi che ho portato. Questo non è il quarto piano, ma evidentemente possiamo entrare. Sembra un piccolo ripostiglio, con una sigaretta accesa, una padella vuota, tutta grattata. Sono deficiente, non sai che devo utilizzare il cazzo di mestolo di legno. Invece utilizzerò la forchetta, utilizzerò i cucchiai di ferro e grattano via. Cibo. Cibo gratis. Diciamo che per un povero studente come me cibo gratis era il paradiso. Sì, sì, ci sono passato veramente. Sono stati tempi duri, ma ripeto, ne è valsa la pena. Perché alla fine, diciamo, mi sono laureato nel frattempo. E ho trovato, diciamo, un miglioramento leggero delle mie condizioni di vita. Solo che il rincaro vita, porca puttana, se mi sta fottendo. Cagnolone, piccolo cucciolo, ciao bello, ma che carino, che carino, 10 su 10. Povero cane, deve essere veramente affamato. Oh, la ciotola vuota, no, aspetta, andiamo a prendere del cibo. No, no, coso, corri e vai a prendere del cibo. Del patè, ho visto del patè di maiale lì, che possiamo dare al cagnolino. Quel povero cucciolone non deve mica morire di fame. Dammi qua, che tanto il ciccione che gratta padelle sicuramente non ne ha bisogno. Dammi, prendi, prendi, e su via, dai. Dovresti darmi una possibilità, io l'avrei fatto. Se fosse stato vita reale, avrei rubato quella scatoletta di prosciutto, perché sarebbe stato per una buona causa. Nutrire un povero cane legato al guinzaglio, che non... Ah, non è legato al guinzaglio, però un povero cane affamato. È bisognoso di coccole, guardalo lì com'è triste, piccolo cagnolo. Non si fa. Va bene maltrattare gli uomini, ma non gli animali. Su GTA sono un serial killer io. Non esiterei mai ad uccidere un essere... Proprio un lezzaio. Ah, che puzza. Night Clan. Spazzatura. Beh, ripeto, un posto molto accogliente. Pestilenziale, puzzolente, schifoso, lurido. Ma è casa. Da oggi in poi sarà la nostra casa. E io sono felice di aver scelto. Perché ci hanno sempre la fissa di mettere al terzo piano una luce che non funziona? Che la... Ah, è il mio piano, perché fourth floor intende stile americano, quindi sono al terzo piano, perché quegli ignoranti contano first floor, iniziano piano terra, per loro è il primo piano. Vi rendete conto quanto sono tonti? Così come utilizzano le yard e le varie stronzate lì. Le libre. Ignoranti. E tra l'altro la storia per cui non è arrivato il sistema metrico è molto carina. Semplicemente la barca... Che stava portando le misure ha avuto dei problemi di logistica. E vi rendete come una barca ha creato tutte queste differenze 300 anni dopo o 200, cosa del genere. Sento dei passi che non mi piacciono. Questo è il mio appartamento? Sono uscito, ho messo la chiave nel negozio. È fuori all'entrata. Sì, bravo, scrivilo attentamente. Tanto è un posto povero, infestato dalle gang, dai topi, malattie. Chiunque potrebbe leggere quel foglio, prendere la chiave, infiltrarsi nel mio appartamento e tagliarmi la gola per rubarmi, non so, le mutande usate, le mie mutande marroni. Maledetto. Dove ha detto che l'ha lasciata? All'entrata? Del magazzino. Questo è un magazzino, secondo voi? Per me ha l'aspetto di un magazzino. Perché c'è una sedia puntata sui vari generatori? Qui c'è qualcosa, no? Cosa sono... Passiamo un po' il volume, va? Giusto per cagarmi un po' di più addosso quando... Sento uno strano rumore, uno strano battere. Oh no, non mi piace per niente questo boom boom boom. Oh oh, dovrà succedere qualcosa di brutto, vero? Oh sì. Può succedere qualcosa. Ma mamma mia, però hai una corsa patetica. Sembri un vecchio col diabete, sembri. Dove ha detto che l'ha lasciata? Nel magazzino fuori all'entrata. I left, I put the key in the store. It's outside by the entrance. Ah, è fuori all'entrata. Ah, devo di nuovo scendere i piani. Ecco cosa significa. Sento un bambino piangere. Sento anche delle televisioni. Cioè, veramente, un posto così malfamato che se morissi sulle scale nessuno fregherebbe un cazzo. Probabilmente mi sposterebbero in un angolo. Cane! Madonna, mi sono spaventato per un attimo. Che succede? Ah, pensavo ti avessero dato da mangiare. Che succede? Più io come carino, dai! Gioco dell'anno, 10 su 10. Se quel cane arriva e mi salva la vita,
Io faccio una donazione al Patreon del signor Naba. Cos'è? Cosa ho visto? C'era qualcuno, vero? Ho visto qualcosa. Mi è sembrato di vedere un'ombra. Me lo sono immaginato? Ha detto comunque, this place is filthy. Questo posto è veramente sporco. Ha detto, nel negozio all'entrata. Quindi devo uscire, suppongo, e andare nel negozio. Non mi piace affatto sto rumore che sto sentendo. L'entrata era questa, no? Oh sì. E usciamo. Effettivamente già il cambio di ambientazione di mappa è una cosa nuova per il nostro amichetto. Dov'è il tuo negozio sporco, lurido? Dov'è? Cos'è che hai lasciato nel negozio? Questo negozio? Sì, è questo. Uey! Cosa sono tutte ste risate? Sembra che la... Questo sembra il posto della quale la proprietaria dell'appartamento ha parlato. La chiave deve essere qui da qualche parte. Quindi sì, diciamo... Frughiamo nel suo posto. Ma... Queste risate finte non mi piacciono per niente. In più questa porta è semichiusa. Cosa vi ho detto sulle porte semichiuse? Non promettono mai nulla di buono, vero? Lei promette qualcosa di buono? No? No? Niente? Oddio, chi è che viveva qua dentro? Ma poi... Ecco qua. Ma poi hai lasciato il posto così incustodito. Sai che viviamo in un lezzaggio? Un lardume? Uno sporcaccione di posto così? Non hai avuto... Non hai la minima decenza di proteggere i tuoi beni, i tuoi possedimenti? Ti fidi così tanto della persona? Guarda, che è successo? Cosa? Mi hanno sparato? Avete sentito? Che è stato? La musica e le risate si sono fermate all'improvviso. Come mai? Cos'è stato? Non mi piace. Non mi piace per niente quello che sto attraversando, questa brutta fase della mia vita. Ma poi studente di che cosa, scusami, giovane studente? Perché mai dovresti andare a vivere in una città murata? Cioè, io dormirei... Guarda! Cosa? Perché? Ah! Maledetto! Qualcuno ha pettato troppo forte e ha fatto scoppiare i tubi! Dicevo, io preferirei onestamente dormire in macchina che in un posto così. Per precauzione personale, voglio dire. Punto 1, sei uno studente. Punto 2, molto probabilmente non potrò neanche difendermi. Punto 3, cos'è stato quel campanellino? Ma tu cambi sempre posizione, piccolino. Non mi posso abbassare a coccolarti, ma lo farei subito, guarda. Lo farei su... Oh mio Dio, che schifo sto posto. È bloccata? Non dovevo salire fino al terzo piano? Qualcosa è cambiato? Oppure sono andato di qua prima? Ah, si è aperto! Ah, sì! Perché è crollato? Che è successo qui? Io vivo al terzo piano, vero? Sì, sì, ero al terzo piano. Quindi si è bloccata e si è sbloccata questa porta che prima era locked, era chiusa. Ah, ma sono dei capelli di una persona? C'è nessuno? Preferirei che non ci fosse nessuno, però. L'impressione è che ci sarà qualcuno, sbarra qualcosa. Molto più probabile qualcosa. Però può anche darsi sul qualcuno, possiamo anche puntare sul qualcuno. Facciamo le scommesse. Nei commenti, 50 e 50. Vai, voglio sentire, ci sarà qualcuno o qualcosa a spaventarmi prima di tutto? Dov'è la mia casa? È questa? Ah no, qui ci sono le scale dove è crollato tu. Ma chi è che ha bloccato le... chi è il demente che ha bloccato le scale in quel modo con i mobili? Chi è che non c'aveva un cazzo da fare? Che ha buttato giù degli armadi e delle sedie? Ah sì, ok, io ero qua, ci sono. Io ero lì in fondo a sinistra. Cosa sono sti rumori? Sembrano rumori ambientali finti. Pronti a fermarsi da un momento all'altro. Ah, buona fortuna, ragazzo. Nella tua nuova vita. Oh mio Dio, questa sarà la mia casa? Cosa? Trova il tuo nuovo posto per vivere. E ovviamente sono chiuso a chiave. Sono chiuso a chiave dentro un posto con strani rumori. Farò forse una brutta fine. Però effettivamente è un bel posto. Non ho capito perché il cesso si trovi in cima alle scale. Però cioè sarebbe molto meglio scavare qua in mezzo, farci una vasca da bagno. A parte quello, domanda molto importante. Dov'è la vasca da bagno? Mi devo lavare nella tinozza?
Ma ti pare? Sono così povero? Oddio, c'è una chiazza di sugo. Ah no, è acqua. Ok. Meglio così. Oh. Chi è che ha lasciato la luce accesa? Volete farmi bruciare? Ammazza quanto cibo che ho. Quanta birra soprattutto. Soprattutto. Qualche tea in più dovevo mettere. Beh dai, una musica molto accogliente che ci metterà poco a diventare poco accogliente, vero? Penso che sia la stanza della donna, della proprietaria. Vivo con la proprietaria. Ok, questo è molto accogliente. Un po' troppe mosche, ma è molto accogliente. Cioè, guardate, una cucina sul terrazzo. Bellissimo. Stupendo. Magnifico. La porta per il balcone è chiusa. E io dove cazzo vivo? Ah, questa è la mia stanza, trovata. Questa, ecco la mia stanza. Come hai fatto a riconoscerla? Vabbè, perché tieni la monnezza? Ma mi chiedi sta porta. Inizierò a lasciare la mia roba sul letto. Lascia la mia roba sul letto, allora. Uno zaino. Oh! Vi stavo parlando all'inizio degli scarafaggi, vero? Mi piace l'indifferenza del mio personaggio, ma sì, è normale. Me ne ritroverò due in bocca a mattina. Colazione. Questa non si apre, ti fa schifo aprirla. Perché è chiusa? È una stanza dentro la mia stanza. Perché mai dovrebbe essere chiusa? Comunque, mi ha detto che vuole una calda tazza di caffè. Non vedo motivo per cui non dovrei accontentare il mio personaggio. Aspetta, ma sto andando in bagno, non in cucina. C'è nessuno? Vecchia? Ma non può essere in casa, perché voglio dire, sono andato a recuperare la chiave dal suo negozio. Vecchia maggera! Non vedo l'ora... ho capito. Ah, è solo vento. Sembrava qualcuno respirare. Una bella tazza... Ehi, il mio bollitore è identico. Il mio bollitore. Manca solo la scritta Piat, questa roba qua, ma è il mio bollitore, praticamente. È uguale. Ti dico, questa è casa mia. Ci assomiglia, però, eh. Diciamo, per le condizioni... Ok, facciamoci sta tazza di caffè. Qualcuno ha aperto la porta. Vecchia megera, sono arrivato. Ci presentiamo? Penso che sia... Ma non ho neanche bevuto il tè. Penso sia ora di andare nella mia stanza. Bevi il tè, non rompere i zebedei. Finisci il tuo tè. Probabilmente ci sono delle erbe lucinogene, ma ne vale la pena. Diciamo, mi godrò un po' di più questo... Le mie condizioni misere di... Oddio, hai lasciato gli scarponi puzzolenti così davanti alla mia stanza. Ma ti sembra il caso, maledetta. Oh! Togli sto schifo! Togli ste scarpe puzzolenti dalla mia stanza. Da davanti alla mia stanza. Era chiusa. Sono sicuro fosse chiusa. Chi è entrato? Una nota. Ho paura, voglio andare a casa. La vecchia donna è impazzita. Non ho avuto la possibilità di uscire per un bel po' di tempo. Ah! Che gran mucchio di stronzate. Ma vale la pena controllare l'entrata. C'è un lucchetto. Sono in trappola con una vecchia pazza. Ma sono così contento. Sembra che la vecchia maggiora sia già a casa e abbia chiuso l'appartamento. Ma Per la mia... Salve! Non mi è piaciuto per niente quello sguardo. Era molto misterioso, soprattutto demoniaco. Ma, signora, lei è demoniaca? Non osare uscire di notte. Penso che sia più sicuro là fuori che qua dentro, onestamente. Ora che l'ho vista in faccia, eh. Penso che sia molto più sicuro stare là fuori che qua dentro, però... Ok, inizio a sentire dei rumori a cazzo e ciò non mi piace. La radio è partita a dire... robe arabe. Ah, il bollitore. Ah! Chi va là? Baccalà. Attenzione, eh. Senti! Figlia di una città cantata da Omero. Evita di spaventarmi. Ho la possibilità di spiare la vecchia nuda. Vale la pena. Fatti vedere! Fatti vedere, vecchia maggera! Voglio vederti! Non vedo una donna da anni! Mi va bene qualsiasi cosa!
Allora, entriamo nella sua stanza, giustamente, senza il suo permesso, per vedere il mucchio di cadaveri. Oh sì, c'è veramente un cadavere, stavo scherzando. Stavo scherzando, non pensavo ci fossero veramente dei cadaveri. Apparentemente c'è una testa penzolante, spero sia la testa di suo marito e non la testa del vecchio proprietario della mia stanza. Oddio, c'è qualcuno... Ah no, sono solo i piedi tagliati che stanno andando verso il letto. Però mi piacciono le decorazioni, fa molto Halloween. Interessante. Oh, una chiave. Ah, la chiave del lucchetto, alla grande. Perché ho l'impressione che la vecchia sarà davanti... Oh sì, la vecchia sarà qui davanti, vero? Vero? Posso scappare, dite? O mi spaventerò uscendo dal bagno? Ok, ancora in bagno, ancora in bagno, ancora in bagno. Via. La chiave non entra? E allora chiedi che cos'è questa chiave? Oh fuck? Vecchia? Di che cos'è quella chiave che ho trovato? Oi. Sì, secondo me se mi sentiranno gridare perché qualcuno mi sta sbudellando, alla fine penseranno che sia la televisione e nessuno fregherà una beata cippa. Abbasso il volume perché sento che mi sto per spaventare. Oh, c'è una porta! Qualcuno... Non l'ho mai... Cosa? Che succede? Perché eri in cucina? T'ho sentito in bagno. Cioè, hai occupato il bagno? Ok, immagino che si dorma oggi. Oggi si dorme, ragazzo. Non si fa più niente. Dormiamo nello sgabuzzino. È roba mia questa. Dormiamo nello sgabuzzino e... Ma perché le mie porte non si chiudono? No, no, oggi si dorme nello sgabuzzino. No, ci chiudiamo, mettiamo una sedia davanti e speriamo di salvarci. Meglio morire di fame che sacrificati per chissà quale entità. Vecchia megera. Ma perché hai spento la luce? Oddio, non ci vedo una cippa. No, no, io non ci vado. Al buio no. Ma poi come fa ad essere buio che era su una terrazza, raga? C'è una torcia qui da qualche parte. Beh, posso prendere la birra e sbatterla in testa al massimo, no? Pur sempre un meccanismo di difesa. Pur sempre un'arma valida. Vecchia... Oh, vecchia! Ha aperto il bagno e c'è una luce lampeggiante. Mi stai dicendo che dovrei andare in bagno a piangere? Perché mi rinchiuderai dentro e mi spegnerai la luce? Salve. Ho notato immediatamente che a lei manca la testa, buon uomo. Dove l'ha messa? Ah, sarà mica la testa che c'è nell'appartamento della vecchia signora? Dovrei entrare a salutare? Sì, forse vuole che gli stringa la mano. Salve! A posto? Oddio, ma lei è bello decomposto, signore, ma che le è successo? Che le è successo? Da quanto tempo è in quella posizione? Oddio, mi sto per spaventare, vero? Ma proprio male, male. Spaventosamente forte. Magari c'è qualcosa ai suoi piedi e non ho visto. Cosa? Cosa? Che è successo? È stato buono, è stato buono. Mi ha scombussolato. Mi ha molto spaventato. Facciamo finta di non essere spaventati perché questi campano della nostra paura, ragazzi. Se noi dimostriamo di non aver paura. Cosa vi ho detto sulle porte sono chiuse? Parte 2. Non promettono mai nulla di buono. Lasciamela chiusa. È chiusa per un motivo, vecchia pucciaccia. Oh, devo uscire, vero? Oh sì che devo uscire. Oddio mio. Dove devo andare? Il buio così. Oh, ok, c'è un po' di luce. Un po' di luce. Chiudi, chiudi. Non mi fare del male, dai. Sono giovane. Giovane spaventato. Devo andare qua. Oh, la chiave funziona. Ok, ecco per cos'era la chiave. Ah, sì, si è aperta e basta. Oh, il balcone. Sì! Sì, sono sul balcone e morirò con l'aria fresca. Entra nell'appartamento del tuo vicino. È molto comodo qui. Va bene. Entrerò nell'appartamento del mio vicino. Perdoni l'intrusione, solo che la mia compagna di appartamento aveva intenzione di sacrificarmi in onore di non so quale bestia. Strana. Pagana. Spero che lei non abbia le stesse tendenze, non condividiate le stesse, diciamo, perversioni. Le cose sono diventate strane nella città ultimamente, mi sembra di essere in pericolo qui.
Cosa te lo fa dire? La malattia persistente, le gang che girano per strada, il buio quasi perenne, la puzza, cioè, cosa? Non lo so, io non vedo niente di strano qui. Devo finire il... Vuoi pure rinnovare questo posto? Ma che pro? Cosa ci guadagni? Ah! Qualcuno ha bussato. Ah, ma questo è gas. Oh, mamma mia, che sballo. Oh, ora sono pronto per andare a morire pure io. Ma oh, cos'è? Cos'è? Ah, sono dei sacchi, madonna mia. C'è un silenzio mortale. C'è qualcuno? Salve. Ah! No, non si sbatte la porta in faccia. Signore! Signore! Volevo intrufolarmi nel suo appartamento. Lei mi tratta così, le sembra il caso? Continuo a guardarmi in tutte le direzioni perché so che arriverà uno spavento da un momento all'altro, vero? Fammi entrare. Vecchio! Fammi entrare! Fammi entrare, ti prego! Piangiamo insieme abbracciati, ma fammi entrare. Anch'io mi sento molto in pericolo. Ma per altri motivi, non che non ho elencato. Motivi per il quale il psicologo mi rinchiuderebbe. Qualcuno ha bisogno dell'aerosol qui, eh? E dovrebbe anche lavarsi i denti? Frigorifero? Oh, tanto polpa di pomodoro. C'è qualcuno dietro di me? Ok, no. Però c'è qualcuno alla mia destra, vero? Oh, cioè, è chiuso a chiave, per fortuna. Ah, cosa? Basta, ti prego, ti prego. Ti prego, io grido molto preventivamente. Ah, ma hai sbattuto la porta del frigo? Apri questa porta del frigo e lascia entrare un po' di frescura. Che fa già abbastanza. È un po' barricato. Vorrei proprio aprirti, ma è un po' barricato. Posso provare ad aprirti, ma non credo che ce la farò. Ma signore, io onestamente non mi barricherei mai dentro l'appartamento. Quando nell'eventualità assistessi a degli eventi paranormali, mi barricherei fuori, onestamente. Preferisco dormire. Ah, si è aperto. Preferisco dormire in giardino piuttosto che. Perché ti... Salve! Chi è? C'è scritto qui? Down? Ah no. Chi c'è scritto? Ok, mi sto per spaventare, vero? Ah, una chiave. Piano, ci giriamo. Piano! T'ho visto! L'ho fregato! Allora, fatti sotto, t'ho visto in faccia, vecchio. Vieni, credi che io abbia paura di te? Ok, ho paura di lui. Ho paura di lui. Ma dove è finita la porta? C'è un tizio, un cadavere penzolante. Non è penzolante, sembra che abbia il potere della fluttuazione. Ah no, è penzolante. Ok, è stato impiccato pure. Ok, meno male, meno male. Questa si apre? No, è chiusa a chiave. Ah, la chiave per il lucchetto, oddio. Ah, non so se ho coraggio di farlo. Dai, se devi spaventare, spaventami adesso, dai. Ma perché sta diventando più buio? Sì, è penzolante. Sei penzolante o sei veramente. Maledetta porta del frigo. Non la sbattere di nuovo. Sai cosa? Noi giochiamo di anticipo, la chiudiamo. Salve. Salvino. Bel vicinino. Sei un maledetto, sei. Ok, posso entrare. Oddio. In realtà, se devo essere onesto, mi sembra più di avvicinarmi all'inferno piuttosto che allontanarmi. Mi manca il mio. Oh, una torcia. Che è una cosa brutta perché ho l'impressione che una volta raccolta calerà la luce. Oh, un altro quadro. Guarda che bel vicinato che abbiamo. Madonna mia. Dea qualcosa. La DIA. Il dipartimento antidroga. Mi hanno beccato finalmente. Salterà la luce tra 3, 2, 1. Un bruttissimo soffio dietro di me. No? Nessuno? Oh mio Dio, questo movimento realistico non mi gustaria. Sta per sbattersi la porta. Lo so. Lo farà. Da un momento all'altro. Ma sta torcia cos'è? Piccola merda! Ah! Perché l'hai dovuto fare? Sembrava un quadro così tranquillo. Dov'è finito Penzolino? Suino Penzolino. Questa porta è aperta, che prima era chiusa, adesso è aperta per qualche motivo. Suppongo perché sia un invito ad entrare. C'è qualcosa? No, no, mi è sembrato. Mi è sembrato di vedere un imbranato.
C'è qualcuno dietro di me? Oddio. Ho sempre questa perenne sensazione che ci sia qualcuno dietro di me, maledizione. Mi sto cagando addosso. No? Di? Ah, ma sì, sono le lettere, ogni quadro ha delle lettere, quindi sicuramente la parola è Dead, ve lo dico io che la parola è Dead. De... Ah no, non è Dead. È Dying? No, 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 no. Ah, devo controllare i vari... Oh, Gesù, mi sto cagando addosso. Devo controllare i vari quadri. La prima parola, la lettera è la D. La seconda era... Ah, quindi loro sapevano... Mi sembra un invito che dovrei controllare. Apostoli? Chi si aggira dentro quei meandri tenebrosi? Al culo di un Gollum sarà. Col cazzo che ci vado là dentro. Cerchiamo di indovinare la parola da soli. D-A... Ah, è dream. Col cazzo che vado a controllare. La mia perspicacia vale più dei tuoi spaventi. Idiota! È dream, la parola è dream. Sogno. Non sono mica stupido io. Lo facciamo per il bene, per il piacere di spaventarci. È dream, è 100% che sia dream. Non c'è la R. Maledetto, mi ha fregato di nuovo. Quindi qua era M. No, cosa c'è che non va? Pensavo di fregarlo, invece sono meno intelligente di quanto pensassi. Faccio sempre questo errore di credermi furbo, ma alla fine... ma alla fine non è zecco mezza. Non mi spaventare di nuovo. A. Quindi la A è la quarta lettera. No, vaffanculo. No. Qui. La E. D, E. Di E. Ma qualcuno si è mangiato tutto il sugo. Tutto il sugo Mutti. È qua dentro che si sente, è dentro quella stanza. Di E. A. Salve. Chi c'è qua? È un invito ad entrare? Grazie. Oddio. Aia. Buba. Salve, bell'uomo. Die. Deca. Deca cosa? Nel quadro penzolone. Deca. So di essere nel covo del male. Vero? Oh. Chi c'è qua? C'è qualcuno dietro di me, vero? Deca cosa? Dio mio, maledetto! Deca che cosa? Deca... Ah, Decay! Porca puttana! Decay, marciscienza lì. Decay è praticamente quando... decomposizione. Oh... Grido in anticipo per la mia vita, perché ho tanto paura di morire, ma temo che non accadrà così presto, perché prima devo venire torturato per bene. Signorino Decay, ma una strana combinazione ha scelto lei. Decay. Decay sì, è decadimento. Alla grande, aprilo. Aprilo! Io sono un genio del male. È finito un bravo ragazzo, finito in un brutto posto. Oggi sono un piede di porco. Ah, per togliere, c'è qualcuno dietro di me, vero? Per togliere le assi. Ok, ci sono. Chi va là? Un piede di porco. E non temo di tirarmelo in testa, perché dubito che funzionerà contro di voi. Ma almeno, se io faccio una brutta fine e voi non potrete bullizzarmi. È diventato un corpo quello. Prima era un vestito. Oh Gesù, sto per partire. Oh Gesù.
Togli, non guardare, non guardare, togli e basta. No, togli e basta. Togli. Oh, sento respirare dietro di me. No, non ti girare. Oh, sci. Oh, siamo fuori? No. Non credo proprio. Io la butto... Oh, sì, stiamo proseguendo verso... verso la nostra rovina. Il cagnolino... No, oh, se fate morire il cagnolino, mi incazzo. Ane. Un frigo? Ma scavalca, maledizione, madonna, io mi trovo in questa situazione. A parte che muoverei con una mano, quella credenza, ma... però se in questa situazione scavalcherei, non so, l'Everest pur di scappare. Sono degli occhi quelli? Sembrano degli occhi. Posso uscire da qui? Il cazzo. Sembrano degli occhi. Cos'è quella roba che sto vedendo lì? Ah, no, non sono degli... Oddio! Il mio appartamento questo. Oh, cazzo. Che cosa sono sti rumori? Chiantiamo. Ah, la stanza dei generatori. Sento una tigre. Devo tipo accendere. Oh Gesù, non mi piace per niente questo rumore che sto sentendo. No? Oddio, devo entrare qua. Sei pazzo? Sei matto? Perché mai dovrei entrare qua dentro? Coso? Ma che stai facendo? Ma sei uno studente di che cosa? Di idiozia? Il corso di scemenza? Mamma, ho perso il cromosoma per strada? Cioè, spiegami. Che cazzo fai da... Che logica hai dietro a questo... a questa tua scelta? Di addentrarti ancora di più dentro. A parte che la mia visuale... traballante. Ah! Cosa? Cosa? Devo correre! Perché devo correre all'improvviso? Finora non devo fare niente! Dove? Oddio, sono morto, vero? No, mi prenderai mai! Sono incastrato! No, non più! Ma non capisco niente! Non sto cap... Ok, sono scappato. Oh. Sono vivo. Stranamente. Perché quel tizio mi stava inseguendo? Cosa voleva da me quel ragazzo? Quel buon uomo. There is no way out. Chissà come mai me lo immaginavo. Codice 5913. Ah! Chi? Cosa? Cosa hai visto? Perché? Codice 5913. Cosa dovrebbe significare? Dove lo devo inserire quel codice? Ah! Buongiorno. Buonasera. Sono morto?